Ciao a benvenuti in questo nuovo video del Real Life Witchcraft, la rubrica dedicata ai consigli più normali, quotidiani e anche più, fra virgolette, eh, nascosti. Se qualcuno non sa del vostro percorso pagano, del vostro percorso spirituale, legati alle divinità. Divinità che sono uno degli ultimi argomenti insomma, che abbiamo affrontato quando eh, prima abbiamo fatto il Real Life Witchcraft di tutte le lune e di tutti i sabbat, e adesso parliamo proprio delle divinità. Di solito, negli altri video del Real Life Witchcraft avevamo solamente una divinità da andare ad affrontare, come abbiamo fatto fino adesso. Ma nell'ultimo video del calendario pagano, che vi lascio linkato qua sopra, abbiamo affrontato due divinità, Frigg e Freya. Eh, sono due divinità che in certi momenti della storia sono state divise, sono due divinità che però in altri momenti della storia sono state accorpate. Di conseguenza, non è che avevo mm, esattamente la voglia di mettermi a fare un unico grande elenco di consigli. Ho quindi deciso di fare una serie di consigli per connettersi a Frigg, non fate caso ai cani che baignano fuori, una serie di consigli per connettersi a Freya e se per caso a voi le vedete come la stessa divinità con due aspetti diversi potete accorpare insieme tutti questi e ci risolviamo la vita così. Ok? Perciò parliamo da uh, Frigg. Consigli per dedicarsi a Frigg. Ve ne ho portati 5. Iniziamo, numero uno dedicarsi alla casa. È una dea molto legata all'aspetto domestico, molto legata all'ambiente domestico, perciò dedicarsi alla casa, fare, eh, prendersi quel momento, fare le pulizie non, non perché bisogna fare le pulizie, ma farle con un'ottica rituale, quindi farle per fare un piacere a voi stessi, alla vostra casa, all'ambiente che vi circonda, e anche già che ci siamo anche a Frig, ok? Nel caso di Frigg due, offrirle ehm, del trifoglio trifoglio può essere offerto trifoglio fresco, può essere offerto bruciato, può essere offerto essiccato come più vi piace il trifoglio è una delle piante ehm, sacre appunto a, a Frigg, la simbologia del trifoglio l'ho trovata in un video che ho scoperto essere uno di quelli che avete visto di più perché se non sbaglio è quello che ha più visualizzazione di tutti, che vi lascio linkato qua sopra ehm, per insomma conoscere meglio la pianta, perché quando si fanno offerte di Piante, pietre e quant'altro, è sempre meglio conoscere che cosa si va ad offrire. 3. Consacrarla un mazzo di chiavi. Il mazzo di chiavi è uno dei simboli dedicati a Frigg, per questo vi rimando al video di Frigg e Freya che appunto abbiamo visto nel calendario pagano, eh, che trovate sempre nella i qua in alto, insomma. Eh, quindi qua non vado a spiegarvi tanto il perché, lo vedete appunto lì dentro, ma consacrarla appunto a un mazzo di chiavi. Vi ricordo poi che la chiave, il mazzo di chiavi soprattutto, ha una simbologia molto particolare che abbiamo visto nel video dedicato alla chiave, anche quello ve lo lascio in qua sopra. 4. Tessere, cucire, lavorare a maglia, lavorare i ferri, quello che insomma riuscite a fare, fare l'uncinetto, quello che riuscite a fare, se sapete farlo naturalmente, anche qui in onore della divinità, perché non creare per esempio una tovaglietta per l'altare fatta da voi? Se l'altare ovviamente è dedicato a Frigg, perché non fare appunto voi una tovaglietta per l'altare? È una cosa molto carina, eh, che sicuramente le darà molto piacere perché comunque le arti manuali domestiche sono una delle eh, giurisdizioni principali, insomma, legate a Frigg. E poi anche la vostra soddisfazione della serie: non è una tovaglietta che ho comprato, che l'ho fatta io in onore di una dea. Insomma, non è un'offerta eh, proprio di bassa leva, anzi. E Infine 5 bruciare candele marroni a simboleggiare la casa quindi l'ambiente domestico perché il marrone è proprio la, il colore insomma legato all'ambiente domestico eh, alla famiglia al bestiame se avete bestiame agli animali domestici se avete animali domestici ai propri terreni eccetera eccetera quindi a rinnovare proprio appunto questa sua eh, giurisdizione sull'ambiente domestico. Passiamo invece ai consigli, che sono sei, per quello che riguarda Freya. Uno, consacrarle gioielli d'oro. Lei ha in particolar modo la collana barra la cintura, che non si è ancora capito bene che cacchio è, <ride> molto legata a sé, quindi se sono gioielli d'oro tipo collane o cinture è meglio ancora. Però, insomma, se avete dei gioielli d'oro, consacrarli, lì, in modo che quando li indossate è un po' come avere... diventano dei gioielli rituali, quindi li indosso per sentirmi in connessione... Con la divinità, in questo caso con Freya, ok? Eh, due, praticare la divinazione. È una dea molto legata alla divinazione. Quindi, se ne avete la facoltà e l'interesse, praticate divinazione magari chiedendole di darvi una mano per interpretare meglio il responso, oppure chiedete a lei di infondere il suo volere nelle carte, nelle rune, in quello che utilizzate nel pendolo quello che utilizzate insomma normalmente per fare divinazione per poter appunto far sì di conoscere il suo volere appunto tramite la divinazione 3 far le offerte di rosa di nuovo incensa alla rosa eh, rosa bruciata petali di rosa bruciata rose fresche bla, bla 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 insomma tutte queste cose qua legate alla rosa è una dea la, ehm, per cui la rosa è molto legata appunto eh, da, sia dal punto di vista simbolico proprio la rosa come simbolo sia proprio dal punto di vista delle sue corrispondenze 4. Uh, consacrarle un cinto, una specie di cinto magico molto simile a quello che lei usava. Di nuovo il cinto, perché quindi prendete una cintura e gliela consacrate, simile a quella del gioiello rituale, con però tutta la simbologia del cinto legato proprio alle sue leggende. Uh, mi raccomando da non confondere con il cinto di Afrodite, il cinto di Freyer, è tutta un'altra roba. 5. Rappresentazioni di gatti sul suo altare. È una divinità estremamente legata ai gatti, non tanto perché siano sue, solo perché siano suoi animali sacri, ma vi ricordo che comunque in antichità eh, venivano regalati dei gatti alle spose perché appunto simboleggiassero eh, Freya, quindi fossero letteralmente, delle, chiamiamole, delle specie di navi spirito di Freya, insomma, che Freya poteva sfruttare per poter conoscere la casa, per poter essere presente all'interno della famiglia, eccetera, 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 eccetera. eccetera. E, e già che ci siete studiate anche la simbologia del gatto che non fa mai male Però appunto eh, rappresentazioni di gatti Lei poi aveva in particolar modo due gatti a cui era eh, molto affezionata Perciò insomma eh, assicuratevi di avere delle rappresentazioni di gatti sul suo altare Che non fa mai male Guardate se nel mentre andate anche a fare volontariato il gattile Perfetto 6. Eh, bruciare delle candele gialle per le sue lacrime dorate, perché vi ricordo che lei piange lacrime dorate, e viola per la magia, perché lei ha un forte legame con la magia, in particolar modo con l'adminazione, ma ha un fortissimo legame con la magia, perciò bruciare candele gialle e viola è sicuramente il top del top del top. Se poi volete unire Frigg e Freya perché le vedete come due facce della stessa divinità, potete bruciare candele marroni, gialle e viola insieme, così almeno abbiamo risolto il problema. Detto questo io vi lascio un enorme bacione, fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi lavorate con Frig, con Freya oppure se le vedete entrambe entrambe come due facce della stessa dea e come ci lavorate se magari avete dei consigli per qualcuno che si approccia per le prime volte verso queste due divinità o verso questa divinità con doppia faccia io vi lascio in un altro bacione e noi ci vediamo al prossimo Real Life Witchcraft. Ciao!